Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi porto il metodo per usare il Magic Slot su Old Gen. Se riesco domani porto anche il metodo per Next Gen, perché è diverso ragazzi. Quindi vi spiego, il Magic Slot serve per flippare raga i cerchi tipo Benny con Benny, F1 con F1 e passare le modifiche tipo targa, luci e interni da una macchina all'altra. Requisiti per questo glitch, ragazzi, ci servirà l'arena con all'interno il veicolo da cui prendere le modifiche. Poi ci servirà ragazzi il bunker con all'interno il com, e dentro il com dovrà esserci il nostro Magic Slot ragazzi. Poi ci servirà anche il CEO per buggarci con i Festival Bus, e all'interno del piano del CEO bisogna avere il Festival Bus ragazzi, come la duplicazione. Ovviamente un amico che ci dà una mano e poi possiamo iniziare con il glitch ragazzi. Quindi ragazzi, dite al vostro amico di richiamare il Festival Bus che è nel CEO, nel piano del CEO, e una volta che l'ha chiamato raga lo dovrà entrare all'interno dello stesso piano da cui lo ha chiamato. Una volta in questa schermata, noi che restiamo lì ad aspettare avviamo un lavoro da titano, e in questa maniera gli diciamo di partecipare dentro il lavoro da titano. Una volta che il nostro amico ha partecipato ed è nella prima allerta, cosa facciamo? Noi che siamo nel lavoro da titano ragazzi dobbiamo quittare l'attività. A questo punto il nostro amico potrà accettare tutte le due allerte che verranno, questa e quella dopo. Una volta accettate le due allerte ragazzi, spawnerà in free mode di nuovo buggato all'interno del suo Festival Bus. A questo punto noi, siccome siamo già vicini all'arena, cosa facciamo? Entriamo all'interno dell'arena. Una volta che siamo all'interno dell'arena ragazzi, dovremo invitare il nostro amico tramite il menu interazione, e una volta che abbiamo invitato il nostro amico tramite menu interazione o touchpad ragazzi, aspettiamo che entri e poi facciamo tutti fuori per uscire dall'arena ragazzi. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo richiedere il nostro Magic Slot e dobbiamo richiedere anche il nostro centro operativo mobile ragazzi. Quindi una volta che è arrivato il nostro Magic Slot, che è all'interno del nostro centro operativo mobile, io ho una Issy ragazzi, ma qualsiasi veicolo voi ci comprate sopra al Magic Slot o durante uno scambio ce lo mettete sopra, di esso diventerà il Magic. Quindi a questo punto lascio il mio amico sopra il Magic Slot ragazzi e lo mando al deposito. Lui rimarrà buggato sul veicolo e a questo punto posso entrare dentro l'arena. Una volta che siamo dentro l'arena raga, dobbiamo decidere da che veicolo prendere le modifiche, che vi ricordo che col Magic Slot possiamo passare le Benny con le Benny, le F1 con le F1, interni, targa e luci ragazzi. Quindi a questo punto saliamo su questo veicolo, schiacciamo freccia a destra dentro l'arena, andiamo alla selezione delle modifiche e poi facciamo esci dall'arena. A questo punto, una volta che siamo fuori dall'arena, dobbiamo richiedere ragazzi di nuovo il nostro Magic Slot. Quindi apriamo il menu interazione e una volta che abbiamo aperto il menu interazione andiamo a richiederci il Magic Slot raga che sta nel com. Quindi richiedi il veicolo personale del centro operativo mobile. Una volta che abbiamo richiesto il Magic Slot, aspettiamo quei 10 secondi ragazzi, dopodiché al nostro amico flipperà la minimappa e a quel punto potrà scendere. A noi cambierà la targa del veicolo e quindi siamo a buon punto. In questa maniera abbiamo fatto diventare il Magic Slot questo veicolo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ragazzi dal nostro centro operativo mobile. Una volta che siamo arrivati raga dal com, cosa dobbiamo fare? Ascoltatemi bene, dovremmo staccare la connessione, la rete.
Quindi io vi consiglio di usare il cavo, ragazzi, LAN attaccato alla console. È il miglior metodo. Se voi volete potete usare anche le impostazioni della console. Quindi ci mettiamo dietro il com, freccia a destra per entrare, raga. E appena ci vediamo all'interno del com, che stiamo scendendo dal veicolo, stacchiamo subito il cavo o la connessione. Ci darà questa schermata glitchata e ci dirà che siamo crashati per inattività o mancanza di connessione. A questo punto accettiamo tutte le allerte, ragazzi, e ci manderà in storia. Una volta che siamo in storia, regà, semplicemente tornate online. E poi a questo punto, una volta spawnati di nuovo in una sessione online, raga, possiamo fare un sbadabam, raga. Per quale motivo? Perché adesso andiamo a richiedere il nostro veicolo personale che sta all'interno del com, che sarà il nostro Magic Slot, ragazzi, e sarà flippato. Adesso vi spiego un pochettino. Siccome questo veicolo, che era la Issy, non era un veicolo moddato, era un veicolo originale, e io ci ho passato le modifiche da un veicolo moddato, il Magic Slot cosa fa? Passerà gli interni, ragazzi, i vetri, le luci, la targa, ma non il cerchio, perché il cerchio si flippa solo tra Benny e Benny, F1 F1. Mi raccomando, raga, passatelo a qualcuno una volta che l'avete fatto, perché il Magic Slot, una volta che il gioco viene chiuso, tornerà originale il veicolo, apposta perché si chiama Magic Slot, è uno slot magico. Ragazzi, non dovete mai vendere le macchine che ha il Magic Slot, perché sennò lo bruciate. E se volete cambiare mezzo, potete sostituirlo o con un gift card to friends o comprandoci un veicolo sopra. Quindi, ipoteticamente parlando, se noi avessimo una Issy già moddata, ok? In questo caso, avendo fatto il glitch con il mio Night Shark, avrei messo quelle ruote. Ma ora non sono semplicemente passate perché questo veicolo era un veicolo originale, non possedeva le Benny. Io spero di essere stato chiaro. Se avete bisogno di qualcosa, commentate, scrivetemi. E niente, raga, alla prossima. Sbadabam!